Voglio introdurre immediatamente, velocemente, Gilberto Braglia, che ha un cognome simile al mio, ma non siamo parenti, giusto Gilberto? Lui si presenta come Move Solutions e ci parla di Operational Model Analysis. È un tema che ha toccato all'inizio anche Carlo di M Plus, ci è passato sopra velocemente e invece tu approfondirai esattamente questo tema. Quindi ti lascio immediatamente la parola per non portare via altri minuti preziosi. Gilberto, a te. Eccomi, grazie mille, è vero, abbiamo il nome simile. Insomma, buonasera a tutti, sono Gilberto Braglia di Move Solutions. Stasera appunto vi parlo di OMA, sarebbe Operation Model Analysis o Output Model Analysis, insomma, analisi modale basata su gli output e in operazione di una struttura. Adesso vi entro un attimo nel dettaglio. Intanto chi è Move? Un minimo di presentazione. Move Solutions è un'azienda che appunto ha pochi anni, esiste da circa il 2017, nasce come azienda di ingegneri elettronici e telecomunicazionisti. Siamo partiti studiando protocolli a bassa potenza e ampio raggio di trasmissione, che poi sono quelli che vengono utilizzati nella Internet of Things. Specializzandoci sull'LoRaWAN, siamo andati poi praticamente da subito nel settore dei sistemi di monitoraggio strutturale. Quindi io oggi sostanzialmente vi parlo di Internet of Things applicata a un settore molto di nicchia, che è quello dell'analisi della salute strutturale, ecco. Dunque, ovviamente la salute strutturale e il monitoraggio è un qualcosa che è sempre più discusso e che in questi anni è un po' sulla bocca di tutti, sul giornale, eccetera, eccetera. Ci sono state alcune tragedie che tutti ricordiamo e oltre queste è diventato chiaro che non si può costruire e poi dimenticarsi ciò che è stato costruito, abbandonandolo perché le costruzioni non sono eterne. Questo è diventato chiaro, bisogna analizzare, misurare la febbre alle strutture e poi in caso anche applicare delle cure. Questo è sempre più chiaro, è una cosa ormai affermata e si vede, si ripercuote enormemente sul mercato e si vede molto bene. Diciamo che possiamo macroscopicamente dividere il monitoraggio in due macrocategorie, che sono il monitoraggio statico, quindi monitoraggio di valori, di grandezze, diciamo piuttosto semplici, come possono essere un'inclinazione, uno spostamento, l'apertura e la chiusura di una fissura o un carico in un punto, che vengono lette con una cadenza più o meno regolare e viene poi fatta analisi a lungo periodo di cosa comporta questa variazione su una struttura. E poi invece abbiamo la parte dinamica, la parte un po' più vibrazionale, accelerometrica, frequenziale, un qualcosa di, se volete, più innovativo, se volete, più complesso, in cui dobbiamo andare comunque a interpretare dei segnali, dobbiamo andare a scendere tante volte un po' più nel dettaglio. E mi concentro un po' su questo oggi. La parte dinamica la possiamo dividere in diciamo real time, quindi analisi dei picchi, quindi eventi momentanei come possono essere un sisma su un edificio oppure una vibrazione eccezionale, il passaggio di un carico su un ponte particolarmente pesante che provocano una scossa o comunque un evento violento sul momento. E poi invece la parte di lungo termine, che è anche questa, che è appunto la parte di OMA, che si fa sull'analisi, sulla parte di monitoraggio dinamico. Vi spiego brevissimamente come funziona il nostro sistema. Noi abbiamo una serie di sensori, che sono alcuni statici, altri dinamici, altri sono per la misura, sono per la connessione di sonde geotecniche, geofisiche, meteo, insomma, vari tipi di sensori che sono uniti dalla stessa logica. La logica è alimentazione a batteria, batteria che permette al sensore di durare, nonostante siano
dei piccoli boss, diversi anni, si parla di 2-3 anni per i sensori dinamici e dei 5-8 anni per i sensori statici, con delle semplici batterie commerciali. Questo come avviene? Come mai è possibile tenere acceso costantemente un sensore per anni con una batteria in terra semplice? Perché utilizziamo il protocollo, utilizziamo ovviamente una serie di accortezze di efficientamento energetico e di risparmio energetico. Inoltre, utilizziamo il LoRaWAN, che è un protocollo, come dicevo prima, a bassa potenza ed ampio raggio, che permette un dispendio energetico veramente minimo di trasmettere dati leggeri su lunghe distanze. Il vantaggio di un sistema wireless rispetto a un sistema cablato è prima di tutto la parte di installazione. Se a parità di sensoristica montata si risparmia spesso l'80 al 90% in termini di installazione, in termini di tempo, di noleggio dei mezzi per raggiungere i punti, eccetera, eccetera, perché noi stiamo parlando di box 15 centimetri per 15, che vengono forniti già accesi e con due tasselli si montano su un muro, un pavimento, un soffitto e si passa al sensore successivo. Quindi il tempo di installazione per sensore è praticamente trascurabile, più il tempo di arrivare sul punto di installazione. I box sono chiusi, non c'è cablaggio né per l'alimentazione né per la comunicazione, quindi viene fatta questa installazione. Infine si accende un gateway, una centralina di ricezione dati che immediatamente nel giro di 15 minuti si collega a tutti i sensori e il monitoraggio parte. Brevemente, come funziona il sistema? Abbiamo un tot di sensori di tipo anche diverso tra di loro, disposti in un'area che può essere un raggio di anche 1, 2, 3 chilometri a seconda della morfologia del territorio, delle interferenze, eccetera. Un gateway che riceve tutti i dati via LoRaWAN e tramite una connessione ad internet, solitamente viene fatta con una SIM mobile, ma è possibile farla anche con un cavo Ethernet o Wi-Fi, carica tutti i dati sul server, carica tutti i dati sul cloud. Al quale poi è possibile accedere tramite un'interfaccia web che abbiamo sviluppato per la visualizzazione e anche l'analisi dei dati. Inoltre è possibile portare i dati su terze DB o su database o su terze interfacce tramite, insomma, via MQTT, FTP, API, abbiamo vari sistemi. Brevemente i sensori, vi faccio una piccola panoramica sui sensori perché ne vado per la parte di OMA. Ve ne vado a parlare a breve. Abbiamo una parte statica fatta da inclinometri, che sono sensori estremamente affermati sul mercato. Gli inclinometri, un inclinometro biassiale dà in output due angoli molto accurati, si parla di circa 2 millesimi di grado di accuratezza, due angoli rispetto all'asse orizzontale e con cadenza regolare impostabile in remoto in piattaforma. Quello che è eccezionale non è tanto la misura angolare, ma sono poi tutte le elaborazioni che è possibile fare con il dato inclinometrico. È possibile derivare degli spostamenti, è possibile andare a derivare dei parametri specifici per determinate strutture, per determinate situazioni. Ad esempio, nel mondo ferroviario sono richiesti dei parametri che si chiamano cant e twist, sono tutte cose, oppure la spezzata longitudinale, sono tutte cose molto richieste, molto ricercate, che sono fatte in automatico sulla nostra piattaforma partendo dai dati angolari. Abbiamo poi la parte dinamica, parto da DEC. DEC è un sensore che abbiamo realizzato come primo sensore, un sensore brevettato, un sistema inerziale che dà, ricevendo una vibrazione in input. Quindi una vibrazione, per esempio, mi viene l'esempio su un ponte, un sensore che viene molto utilizzato sui ponti, riceve e registra una vibrazione e in output dà lo spostamento punto per punto relativo a questa vibrazione, con l'accuratezza del centesimo di millimetro in termini dinamici. Questo è estremamente interessante non solo in termini di analisi dei picchi, quindi passaggio del carico eccezionale e ponte che si abbassa di 3 mm, ma anche in termini statistici, perché io vado poi a elaborare questi dati,
vado poi a prendere un valore di spostamento massimo per ogni evento trasmesso, lo medio su tutti gli eventi giorno per giorno e vedo nel lungo periodo se la struttura mi sta reagendo allo stress in maniera costante oppure in maniera più violenta. Significa che si sta degradando la struttura. Quindi c'è tutta un'analisi statistica importante che viene fatta su questi valori. Poi abbiamo il vibrometro, un sensore con un accelerometro con output in velocità, in peak-to-peak velocity si dice, che è diciamo un'unità di misura di riferimento per la parte vibrazionale, specialmente per tutta la parte building e per tutta la parte di cantieri. È un qualcosa che viene richiesto spesso perché ci sono proprio delle normative che richiedono in termini di velocità e frequenza di rispettare determinati limiti a livello di vibrazioni sulle strutture. E noi abbiamo realizzato questo sensore che è in piattaforma poi integrato con tutta la parte di normativa. Quindi monto sensore, scelgo la normativa e inizio il monitoraggio e vedo se le vibrazioni che vengono registrate su questa struttura sono superiori o inferiori ai limiti. Infine la parte accelerometrica, che è la parte più interessante per la parte di Oma, permette tramite la sincronizzazione wireless di N accelerometri, divisi anche a gruppi in base agli elementi strutturali che intendo monitorare, di andare a fare appunto dei campionamenti sincronizzati molto molto precisi, appunto di vari elementi strutturali, andare poi a combinare insieme le letture accelerometriche e fare quella che è l'analisi in frequenza, la output model, la operation model analysis e anche quello che è il tracking dell'analisi dell'analisi modale, ecco, che è molto interessante. Abbiamo poi una parte di dispositivi che servono a collegare sonde terze, quindi spesso vengono richiesti fessolimetri per misurare magari le crepe, le aperture su determinate strutture, celle di carico per misurare le forze in atto o magari dei sensori meteo, temperatura, umidità. Queste sono tutte cose che noi non produciamo direttamente, ma che possiamo integrare all'interno del nostro sistema e rendere smart, wireless e controllato a distanza, cosa che nativamente non sono, tutta questa serie di sensori. Quindi sono degli adattatori di, diciamo, terze parti verso il sistema MOVE, terze parti che MOVE non produce. Abbiamo poi il gateway, che è appunto la centralina di cui vi parlavo prima, per la ricezione di tutti i dati trasmessi dai sensori e l'upload degli stessi sui server per poi la visualizzazione in piattaforma. Abbiamo appunto, come vi dicevo, la piattaforma che permette il controllo remoto di tutti i sensori, quindi ho modo di posizionare i sensori sulla mia struttura, inserire delle soglie di attivazione, soglie di allarme, cadenze di registrazione dati, risoluzioni, fondo scala, un sacco di parametri che mi interessano in termini dei miei sensori. Posso ovviamente visualizzare tutti i dati, visualizzare lo storico dati, sia a livello, diciamo, dall'alto sulla dashboard, quindi overall sulla struttura, sia nel dettaglio sensore per sensore, dato trasmesso per dato trasmesso. Per andare poi sulla parte di valore aggiunto che è effettivo da MOVE, che è la parte di tool e di algoritmica. Noi abbiamo una grossa divisione che sviluppa algoritmi specifici per l'analisi strutturale. Abbiamo tools specifici per gallerie, ferrovie, prove di carico statico e quant'altro. E poi tools più generali, ma sempre molto improntati all'analisi strutturale, all'analisi modale, con tutta la parte di statistica e tutta la parte dinamica, frequency domain decomposition, tracking frequenziale, clustering frequenziale, sono tutte cose che sono di gran supporto allo strutturista che poi si occupa di perpetuare il monitoraggio. Quindi questa è una parte molto interessante, anche molto in espansione della piattaforma, che abbiamo inserito e che è possibile, alla quale è possibile accedere dalla piattaforma stessa e eventualmente questa serie di algoritmi è accessibile anche tramite API, quindi immagino un grosso cliente che ha la propria piattaforma e vuole continuare a centrare tutto sulla propria piattaforma può
chiamare i nostri algoritmi tramite delle chiamate API, che è appunto spesso fatto e interessante. Andiamo ora alla parte proprio di OMA. Abbiamo chiaramente, quando si parla di OMA, siamo sulla parte di principalmente di frequenze. Quindi io voglio fare modal analysis, voglio andare a vedere di cosa sto parlando. Sto parlando di andare a identificare quella che è l'impronta digitale di una struttura. Quindi vado a montare un tot di sensori, vado a registrare un tot di eventi, principalmente gli accelerometri che vi ho fatto vedere prima. Elaboro questi dati per tirar fuori le frequenze principali della struttura, quelle naturali di vibrazione. Lo posso fare anche senza sollecitazione, anche solo con il rumore bianco. Ad esempio, lancio un campionamento alle 5 di mattina quando non c'è nessuno su una struttura, e con il rumore bianco trovo tutti i principali picchi di frequenza. E vado poi a combinare questi dati e per andare a monitorare nel lungo periodo la variazione di queste frequenze, frequenze modali, forme modali e, con calma, anche la parte di smorzamento. Questo è estremamente utile nella parte di confronto con il modello FEM, perché io vado a vedere innanzitutto se ho una risultanza tra le frequenze che vado a misurare e a derivare dalle letture dei sensori, e le vado poi a confrontare con i parametri modali che mi vengono dal modello di calcolo, e spessissimo non corrispondono, perfettamente non corrispondono mai, e quindi devo andare a, si dice, tunare il modello di calcolo. Quindi vado a inserire nuovi valori che registro all'interno del modello di calcolo per capire cos'è successo alla struttura e per andare quindi a capire qual è il mio scenario di danno. E questo è molto interessante per capire poi cosa devo fare, innanzitutto se la situazione è accettabile o meno, se devo fare qualcosa o meno, e per andare a capire poi cosa devo fare alla mia struttura. Quindi, qui io ho riportato quelle che noi chiamiamo le principali industries, cioè le principali applicazioni dei nostri sistemi. Ne abbiamo isolate quattro principali, che vanno poi a dividersi in sottoapplicazioni. Vi ho riportato alcuni esempi di strutture monitorate. Abbiamo il Colosseo a Roma, ciò che è rimasto in piedi dei silos dopo l'esplosione a Beirut. Chiaramente vi ho riportato quelle un po' più, come dire, famose. Abbiamo un cantiere ferroviario, un mulino, questo è in Inghilterra, questo è un ponte di Morandi sull'Arno a Firenze, questo è un ponte ibrido ferroviario stradale. Quindi questo è un cantiere su in Trentino Alto Adige. Quindi ho riportato giusto alcuni esempi, ma le applicazioni sono tantissime. Abbiamo applicazioni veramente di qualunque tipo. Oggi l'esempio OMA che vi faccio è sulla parte ponti, che è una parte su cui noi abbiamo un'esperienza molto spinta, diciamo, che è il nostro use case principale, la parte di ponti. Quindi ponti e viadotti, ovviamente. Quindi un ponte standard, diciamo, un monitoraggio di un ponte come lo possiamo consigliare noi, prevede principalmente tre sensori, che sono la parte di deck, accelerometro e inclinometro, inclinometri prevalentemente sulle pile, e poi sensori specifici come crack meter o cellulite, se ce n'è bisogno. Però questo è, diciamo, l'allestimento base che consigliamo. Su questo ponte che vi porto di esempio, sono stati messi diversi accelerometri per fare un'analisi modale ben fatta. Sono stati messi due sensori deck in mezzeria per vedere gli abbassamenti e fare statistica, e poi due inclinometri sulle pile per vedere i macro spostamenti di queste pile derivati dalle inclinazioni. Dunque, a livello di deck, chiaramente quello che è possibile vedere è l'analisi dei picchi, quindi qualora ci sia un carico eccezionale che passa o una serie di carichi singoli che passano, questo deck trasmette l'evento di movimento, l'evento di spostamento, l'evento di spostamento proprio, diciamo, il vibrogramma comprensivo poi del valore principale, che è il picco picco, però io vedo anche esattamente come mi ha oscillato la struttura. E poi il trend che vedete sotto in blu e arancione
è l'elaborazione di tutti gli eventi giornalmente per un mese. E quindi riesco a vedere, innanzitutto riesco a vedere piuttosto bene la cadenza settimanale, con dei drop sempre durante il weekend perché ho meno traffico, e poi nel lungo periodo posso vedere se ho effettivamente una variazione della reazione del ponte agli stress. Andando poi alla parte accelerometrica, sono stati posizionati questi 16 accelerometri su una struttura, sul ponte, in cui poi, che hanno fatto queste registrazioni sincronizzate, vado a prendere tutte le registrazioni sincronizzate. Su ogni registrazione faccio una trasformata di Fourier, che è un algoritmo che serve a tirar fuori per ogni vibrazione le frequenze principali, e poi vado a combinare giornalmente tutte le frequenze lette da tutti i sensori tutto il giorno con un algoritmo che si chiama PSD, per fare la foto dinamica a livello di frequenze modali della struttura quel giorno. E poi questo io lo vado a fare per 14 giorni, che è il tempo di allenamento dei nostri algoritmi. Perché mi servono 14 giorni? Perché così identifico gli outlier, quindi frequenze che non sono effettivamente delle frequenze modali, ma sono appunto, gli outlier sarebbero le frequenze, come dire, false, che vengono fuori perché per qualche motivo anomalo. Le vado poi a escludere dall'algoritmo principale, che è quello di Frequency Domain Decomposition. E dopo 14 giorni posso lanciare la FDD, Frequency Domain Decomposition, e andare a iniziare con il tracking delle frequenze nel tempo, che è un qualcosa di importantissimo a livello strutturale, perché vedo se il DNA della struttura sta cambiando nel lungo periodo. Ci sono degli spostamenti, degli shift naturali che possono esserci, ma non. Se ci sono shift particolarmente importanti, sta succedendo qualcosa sicuramente di brutto alla struttura. E io in questa maniera lo vedo molto bene. Tutto questo è automatizzato e integrato in piattaforma, insieme ad altri algoritmi interessantissimi, come ad esempio quello delle forme modali o come il clustering frequenziale. E ho messo un paio di minuti di più, scusatemi, ho terminato questo, diciamo, deep immersion nell'analisi modale. Non so se ci sono domande, se siamo in ritardo, dobbiamo far passare il Roberto, prossimo. grazie. Grazie. Ce n'è una che ho Sì. colto, che chiede quali sono i requisiti minimi del sistema di monitoraggio affinché possa essere fatta l'analisi modale. Beh, dunque, sicuramente a seconda della struttura monitorata è necessario un minimo di sensori sugli elementi strutturali che voglio andare a monitorare. Per esempio, quello che noi per lavoro spesso ci ritroviamo a dover proporre dei setup di monitoraggio. In quel caso, per esempio, sulla campata di un ponte si vanno a posizionare quattro accelerometri per andare a prendere non solo le frequenze modali, ma anche le forme modali. Inoltre, essendo OMA, quindi appunto essendo analisi durante l'operatività della struttura, non sono richiesti test di carico dinamici, non è richiesto niente, non è richiesto di sollecitare la struttura, ma questa è un'analisi che viene fatta durante la vita utile normale della struttura, inoltre anche durante i momenti di zero sollecitazione. Come dicevo prima, semplice rumore bianco. Io vado a fare l'acquisizione e vado poi a determinare qual è la dinamica della struttura. Quindi, una volta selezionati gli elementi che io voglio andare a monitorare, voglio capire la parte dinamica di questi elementi, solitamente la maggior parte, devo solo determinare un numero di sensori adeguato, può essere 1, 2, 4 di solito, e non ho bisogno d'altro. Ho capito. È molto interessante, soprattutto molto interessante ed è il mio grande takeaway da tutto quello che abbiamo sentito oggi, che prima di tutto la tecnologia c'è e c'è il grado di sofisticazione della tecnologia necessario, è ampiamente disponibile e ci sono aziende in Italia che se la sanno maneggiare molto bene e sanno molto bene come utilizzarla allo scopo quindi di monitorare le infrastrutture fisse. Tra l'altro, devo dire che
l'utilizzo del software, quindi degli algoritmi, e ad andare avanti tutte quelle che sono le tecniche di intelligenza artificiale a riguardo al trattamento dei dati che raccogliamo con i sensori, non può far altro che sofisticare ulteriormente l'utilizzo di queste tecnologie e quindi ampliare ancora i casi di utilizzo. Perché qui abbiamo visto una serie di casi, abbiamo portato delle aziende che hanno realizzato dei casi e hanno spiegato come hanno fatto e quali sono i vantaggi, ma io mi aspetto che sulla base di questa knowledge base, progressivamente l'utilizzo delle tecniche di software che si stanno sofisticando enormemente nel trattamento dei dati possa portare anche a casi di utilizzo ulteriori e ulteriormente interessanti. Quindi,